Dis Prima Porta e Legione Romana si affrontano ai quarti di finale della categoria Ultimate della Centurion League, dopo aver eliminato rispettivamente il Brotherhood Barberia e il 753 a.C. Inizia il match tra queste due compagini a caccia della semifinale. Il tocco di Marziali, la conclusione dalla distanza, un gioiello, si tuffa leggermente in ritardo il portiere, che peraltro era un po' fuori posizione, troppo schiacciato sul primo palo, non arriva dunque a deviare il pallone calciato dal numero 9 del Disc e va in vantaggio. Apertura sulla destra, mette giù il pallone, il tocco di Mancino e Pellerini che devia in calcio d'angolo. Avanza il giocatore della Legione Romana, bella sterzata, elude la sorveglianza di Capitan Sodini, rientrando di nuovo sul Mancino, poi la conclusione rasoterra, non trova lo specchio della porta. Angeletti, si accentra il numero 13, pallone in verticale ed è velato dall'attaccante, diventa un assist perfetto e arriva a tu per tu col portiere senza mancare di lucidità. Trova l'angolo più vicino il giocatore del Dis Prima Porta, portando dunque i suoi a più 2 di distanza. È un 2-0 in questo avvio di gara. Ancora Angeletti, si butta dentro Marziali, Angeletti si mette in proprio, va a calciare con il destro la palla che non si abbassa, rimane alta sopra la traversa. Marziali, colpo di tacco a favorire il compagno. Ancora una bella conclusione, palla in buca d'angolo, il diagonale rasoterra che non lascia scampo al portiere, passa in mezzo alle gambe del difensore e trova l'angolino più lontano. 3-0. Ancora Legione, il tocco di prima, combinano bene i ragazzi della Legione, il tiro di collo con la palla che si riabbassa, molto pericoloso. Bravo a tenere il pallone in campo, poi con il Mancino non riesce a trovare l'incrocio dei pali. Legione Romana con il proprio centrocampista e resiste alla carica di due avversari, ancora lui con il pallone tra i piedi, lo va a calciare, Pellerini si supera e vola. Inizia adesso la seconda metà di gara, altri 25 minuti di gioco, il Dis Prima Porta conduce per 3-0, deve assolutamente trovare un gol a Legione Romana per mantenere le speranze vive. Ecco, attenzione, il pasticcio della retroguardia difensiva del Dis Prima Porta e arriva proprio quello di cui avevano bisogno i ragazzi della Legione, non può nulla Pellerini a tu per tu ravvicinato con il numero 8 della Legione che accorcia le distanze. Ancora Pellerini, rinvio con il colpo di testa a prolungare, attenzione, bella sterzata, incrocia strozzando troppo il pallone con il Mancino. Rossi in avanti, palla che carambola addosso a un giocatore del Dis, rimane in possesso giallo il pallone, bellissimo tiro con l'esterno, per poco non trovava il palo lontano. Adesso la Legione in avanti, tenta la girata, la palla che si riabbassa vicinissima all'incrocio. Ancora Legione, risultato sempre di 3-1, il colpo di testa che favorisce l'attaccante, ancora un tiro fuori sopra la traversa, rimessa laterale profondissima, non c'è la sponda, c'è la trattenuta però in qualche modo il pallone, non ho capito bene come, è carambolato addosso al difensore, da per terra l'attaccante è riuscito a calciare, impassibile, pietrificato Pellerini, il gol del 3-2. Ancora in fase di stallo l'iniziativa del Dis Prima Porta, ne approfitta la Legione Romana che agguanta un pareggio insperato, blackout totale questa volta presso il cerchio di centrocampo del Dis Prima Porta, ne approfitta l'attaccante strappando con veemenza il pallone dai piedi dell'avversario e andando a calciare all'angolo lontano. Ancora Legione galvanizzata sulle ali dell'entusiasmo, cerca il gol del sorpasso, Pellerini a mano aperta, da per terra praticamente, devia in angolo. Tocco all'indietro, giro palla del Dis Prima Porta, non manca tantissimo. Prova Angeletti, la risolve Angeletti dalla distanza, posizione molto laterale del campo, il suo siluro di collo Mancino termina a scheggiare il palo più lontano, è il 4-3 per il Dis Prima Porta. Legione Romana che prova a rendersi pericolosa con le ultime forze rimaste a caccia del pareggio che porterebbe ai supplementari, la deviazione, Pellerini due volte, la blocca e non la molla più. Rimessa laterale,
lo stacco del difensore, non riesce ad allontanare il dis prima porta, adesso esce, sì, con Marziali, servito al compagno, il pallone di rimando per Marziali, che manca il tapin vincente, avrebbe potuto archiviare così il risultato. Ma arriva comunque invece su questo ultimo spunto del dis prima porta il triplice fischio, si guadagna l'accesso alle semifinali la squadra di Capitan Sodini, il risultato finale di 4-3, partita ricchissima di emozioni e di gol, ma alla fine deve uscire sconfitta la Legione Romana.